Buonasera, ci troviamo a Como nello spazio Arci Xamadu, ex Cinema Gloria, dove sta per iniziare la manifestazione 30 ore per Gloria, una carrellata di concerti e spettacoli per salvare la struttura che ha bisogno di una indispensabile ristrutturazione. Diamo la parola al presidente dell'Arci di Como. Io sono Enzo D'Antuono, il presidente dell'Arci di Como e di questo circolo. Cosa succede? Intanto questo spazio, uno spazio, era un cinema, è stato un cinema fino alla fine del 2005, ha chiuso e agli inizi del 2007 è stato riaperto dalla nostra associazione con un progetto che abbiamo chiamato il cinema post-cinema, cioè realizzare uno spazio dove il cinema di qualità ma anche di grande diffusione potesse convivere insieme a altri momenti di tipo artistico, quindi musica, teatro, ma fosse anche spazio di socialità, di incontro, quindi anche luogo per convegni da utilizzare da parte di associazioni, eccetera eccetera. Questa esperienza dura oramai, siamo nel quinto anno di età, con diverse difficoltà economiche, ma tutto sommato insomma un'esperienza che regge, no? E che nel tempo si è affermato come vero e proprio, come dire, spazio per la città, insomma, no? Avviene oggi che il comune di Como ci chiede delle agibilità per poter proseguire l'attività di pubblico spettacolo, agibilità che non abbiamo, è una richiesta legittima, ma tutto sommato, agibilità che non abbiamo, però gli interventi che vengono previsti sono interventi sostanziosi dal punto di vista economico. Non siamo proprietari della struttura e quindi abbiamo bisogno di trovare una grossa cifra in breve tempo per poter adeguare il posto e poter continuare in questo progetto, perché solo come cinema farebbe molta fatica a esistere. L'idea che ci siamo fatti e che ci siamo detti è stata: visto che questo è uno spazio per la città della città, e allora partiamo da questo per fare questa raccolta fondi. Partiamo dai nostri soci, che sono oltre 2000, partiamo dai cittadini, partiamo dalle associazioni che frequentano, partiamo dagli artisti che questo palco l'hanno calcato e vediamo con loro di portare avanti questo progetto, anche perché è una verifica, cioè andiamo a verificare se è vero quello che pensiamo, che questo spazio sia uno spazio necessario a questa città. E devo dire che la risposta che stiamo avendo è una risposta molto positiva. In questi due giorni, per esempio, si raccoglierà in questo spazio, diciamo, la gran parte dei musicisti comaschi, no? Da giovani gruppi rock a musicisti come dire, quotati come Sette Grani, Sull'Utumana, eccetera eccetera. Ed è una risposta confortante, insomma, che ci permette di dire: si può andare avanti, no? Andiamo a trovare le risorse che servono, perché questo spazio è uno spazio che ha tutte le potenzialità per continuare a vivere.
questo momento si potrebbe riassumere con 30 ore clandestino, spazio gloria illegale. E fondamentalmente questo posto, io adesso parlo, lui poi parla per l'ARCI, io parlo per me. Quando è venuta l'idea di fare questo 30 ore, ci sono tanti pareri, tante idee e anche tante persone che hanno detto delle cose secondo me molto giuste su alcune pecche che ha questo spazio, perché fa troppo freddo ogni tanto, fa troppo caldo in questo momento, perché nessuno ha notato le pecche poi che invece vengono rilevate a livello istituzionale, cioè che manca un'uscita di sicurezza a norma di fianco al parco, anche perché vi rendete conto, ma le norme sono norme, che questo non è un parco normale, è un parco da cui uno scende facendo un gradino, non è un parco scenico come quello dei teatri, alto, distante, che rischia di essere una trappola per topi se non c'è la velocità di sicurezza, che peraltro c'è, perché c'è un cifra di sicurezza, è semplicemente fuori misura rispetto alla norma. Ecco, contribuire economicamente e spiritualmente, più economicamente in questo caso, alla vita dello spazio Gloria contribuisce anche a migliorare tutto quello che uno pensa che tutto sommato non vada, per cui è importante, è vero, cioè è importante, tutti quelli che ti dicono però lì sai le sedie di qui, iniziano ad avere i soldi, poi vedrai le sedie che belle che possono diventare. Enzo, ci fai un riassunto della situazione? Riassunto la situazione, come sapete niente, abbiamo la necessità di adeguare il posto per fare, fondamentalmente per fare spettacoli dal vivo, per il cinema siamo a posto, è una condizione che conoscevamo oggettivamente, quindi quando il comune ci ha fatto l'ingiunzione non abbiamo avuto nulla da replicare, se non che pensiamo che un comune però non possa limitarsi a questo insomma, no? E quindi abbiamo in qualche modo chiesto a quegli amministratori più sensibili di intavolare una relazione con noi. E qui ti interrompo perché ti quasi ti chiuso, non può limitarsi a questo, perché il comune in questo momento, giusto o sbagliato che sia, comunque voi la pensiate, ma penso di dirlo se non sareste qua, non può limitarsi, come sta facendo in troppi casi, a rilevare le cose da eccepire anche quando sono sacrosanto, altrimenti succede come sta succedendo a Como da tempo, che una cosa chiude e rimane lì, punto, rimane lì qua, tra l'altro chiude e rimane lì, ma poi verrà demolito, ci faranno appartamenti come succederà col centrale, no, perché alla fine non c'hanno i soldi per farlo, rimane lì questo spazio qui, dovesse chiudere probabilmente rimarrà qui per anni a deperire, a crollare prima che si riesca a venderlo, a piazzarlo, perché è poco interessante anche da un punto di vista di location, diciamo, per chi potrebbe essere interessato a comprarlo, si deprezza perfino, no? Però il comune ti dice no, guarda, così non si fa, tu chiudi e questo muore. Dopodiché arriviamo alla situazione che abbiamo adesso, cioè con, a parte il mostro qui davanti che dovrebbe essere tutto fatto nuovo, perfetto, invece non è norma neanche quello dal punto di vista legale, non da quello pratico, e si finisce con niente cinema, ma niente spazi fondamentalmente, magari questo sia stato chiamato poi battezzato spazio Gloria, non solo cinema Gloria. Una serata stupenda, però io la dico.